Questo è quello che ha detto il campo, anche se poi guardando la partita per come si è giocata, al primo tempo molto equilibrato, poche occasioni sia da parte nostra che loro. Secondo tempo abbiamo preso un gol evitabilissimo su una punizione, siamo stati poco reattivi, eravamo riusciti anche a raddrizzarla subito, ad andare subito al pareggio e poi ci resta l'amaro di aver regalato un altro gol, a rigore, adesso non so se c'era o non c'era, però lì la palla non si può stoppare in area, bisogna mandarla via, quindi dispiace aver perso perché poi né noi né l'Ecco ho fatto tanto per vincerla, buttare via punti così quando secondo me la partita era da pareggio, per quello che si è visto in campo nessuna delle due ha prevalso sull'altra sia in occasioni che in altre situazioni, quindi il rammarico è che potevamo portare a casa un punto importante per noi, ma due ingenuità, due disattenzioni ci sono costati il punto perso e questo c'è rammarico perché poi gli altri da dietro arrivano e noi dobbiamo svegliarci e fare punti. Io penso che sia un campionato abbastanza livellato, tante squadre più o meno sullo stesso livello, infatti si vede la classifica molto corta. A differenza dell'anno scorso non ci sono squadre che hanno ammazzato il campionato, vedi su Tirolo e Padova che avevano portato via punti quasi a tutti, mentre anche davanti fanno fatica, quindi ne approfittano magari quelle un po' sotto di far punti, a volte vengono risultati anche magari quasi impensabili. Quindi è una classifica che con qualche risultato positivo ti trovi a lottare per i playoff. Non fai raccogli punti per due o tre partite, o fai pochi punti, pareggi e ti arrivano sotto tutte. Quindi ci sono tante squadre che sono coinvolte nelle varie sia playout che playoff. E chi è più continua nei risultati d'ora in poi, sono 13 partite alla fine e si deciderà poi la classifica finale. Avevamo sei giovani in campo oggi, due tra virgolette anziani in panchina che erano Cocco e Giorgione. Siamo una squadra giovane, tanti ragazzi sì, come hai detto te, lo butti l'anno scorso in primavera, magari in tante situazioni possiamo peccare di inesperienza e a volte magari qualche punto non portato a casa, magari frutto anche di questo. I ragazzi stanno facendo il massimo, stanno cercando di essere utili, lo stanno facendo bene, però come detto prima, quando era una squadra giovane, male queste partite, peccando un po' di inesperienza, non riesce a portare a casa il risultato. Dobbiamo rimboccarci le maniche, cercare di tirarci un po' fuori da questa situazione, sapendo che abbiamo una squadra giovane, ma con giocatori esperti che possono dirla loro, e quindi la filosofia della società è questa, portare una squadra giovane, tanti del proprio settore giovanile. Stanno facendo bene, però a volte si può pagare, come detto prima, di inesperienza. Fino al girone d'andata facevamo meglio fuori casa, che avevamo fatto anche un sacco di punti fuori casa, avevamo vinto a Mantova, avevamo vinto a Trento, Trieste, e facevamo fatica in casa. Dal 2023 abbiamo cambiato un po' il trend in casa vincendo le prime due, che poi ci è capitato fuori casa la Feralpi, Vicenza, l'Ecco, che è una signora squadra, poi un campo che qua è quella che ha fatto più punti in casa. Nelle ultime partite abbiamo incontrato tante squadre prime in classifica, vedi Pordenone, Feralpi, la Setessa Pro Sesto, Vicenza, l'Ecco. Abbiamo raccolto anche qualche punto, però era normale che magari potessimo perdere con squadre che hanno altre ambizioni. In alcune partite siamo stati bravi a portare a casa punti, in altre, come oggi, un po' ingenui, un po' sfortunati, perché poi anche la deviazione sul primo gol, è stato bravo l'attaccante, però è andata proprio a mettersi là dove il portiere non può arrivarci. Penso che sia il percorso nostro sia questo, sapevamo che c'era da soffrire fino alla fine, sono 13 partite, sarà ogni domenica, sempre difficile, tosta, però faremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo, quello della salvezza.